Allora, quali sono i weather di questa sessione? Physical. Va bene, molto semplice. Ancora una volta physical, physical e quantum. Ok, questo sarà un pochino complicato perché non ho Valkyrie quantum messo bene, mannaggia. Oh, arriverà il momento in cui avrò un team di Valkyrie che farà danni quantum. Arriverà. Nel futuro lontano arriverà questo momento. Però dai, per adesso ci adattiamo un pochino con quello che abbiamo. Allora, potrei provare senti? Vogliamo provare senti? Ma sì, dai. Tanto so che funziona, quindi cioè, siamo a un ago di 3. Insomma, diciamo che ci possiamo anche adattare. Ovviamente il team physical è sempre questo qua. Ora potrei anche mettere altri personaggi al posto di Prometheus, ma mi affido a lei perché fa ottimi danni. Ok, qua mettiamo queste robe qua. Senti, è il mattoncino. Ovviamente. Ovviamente. Cosa credi? Che la giochiamo senza mattoncino? Ok, questa sfida non la conosco. Cioè, almeno questi nemici mi sembrano leggermente nuovi. Servono SP. Ok, forza. Fatti il set completo? No. Non erano i miei piani pullare tutto. E infatti alla fine non l'ho fatto. Cioè, avrei potuto, ma non ne sentivo tutta questa necessità, ecco. Poi, se dovessi cambiare idea in futuro, vediamo. Ma ne dubito. No, ho sbagliato. Devo fare meglio la rotazione. Vabbè che tanto le prime run sono molto tranquille. Siamo già a 2003, buono. Final floor, buono. Si è fatto velocissimo, eh. Alla faccia del team non meta. Ok, perfetto. Hai pullato per sbaglio Teresa per la fretta. Ma guarda, sicuro che sia stata fretta. Che è facile dire che hai sbagliato, quando in realtà magari non è proprio così. Lo chiudiamo così, vediamo. Il danno non era altissimo. Vabbè, dai. Aspetta che... Togliamo lo scudo. Ok, con la frusta. Ero uscito, ho miscliccato, non ho guardato il banner. Beh, vedi che devi fare attenzione, Arson, se no non va bene. Ok, prima fase andata. Ma guarda, l'arma è utile di Luna, ma ne puoi fare anche a meno, volendo, eh. Cioè, in base a quello che ho avuto modo di vedere io, l'arma di Luna è ovviamente consigliata, non è che ti dico di no. Però diciamo che se hai tipo, per esempio, quella di Griseo, in versione pre-arm, non è niente male. Non è allo stesso livello, ovviamente, però qualcosina la riesci pure a fare, eh. Qualcosina sì. Io infatti gliel'ho data a lei e l'ho utilizzata recentemente. Certo, utilizzare il Red Lotus... Lasciaci stare, non è proprio una cosa possibile da fare. Però al di fuori di quelle sfide, diciamo che non è male. Ok, dai, vediamo cosa riusciamo a combinare. Niente, non si vede. Buono, vedi che ogni tanto riesco a farlo il danno. Dipende sempre da come mi gira. Ok, floor 3. Ma non ha beccato nessuno. No,
servono un po' di SP per la signorina. Mancano giusto un filino di SP. Ok, perfetto. Allora, ritorniamo su Prometheus. Mannaggia, non l'ha preso. Cioè, non l'ha preso, se no mi scattava la weapon skill. Vabbè. Tanto recuperiamo con questo, come si può ben vedere. Fammi un po' di danno. Buono. Final floor. E mi sa che non ha beccato nessuno. ...183k, buono. Sì. Forza, senti. Il danno è diminuito, vabbè. Dai che lo chiudiamo. Non abbiamo abbastanza SP. Ullala, disintegrato con la ultimate. Va bene. E anche questa seconda sessione è andata. Dai, tanto siamo in Agony 3. In ogni caso non dovremmo avere così tante difficoltà. Era da una vita che non utilizzavo questo team, eh? Molto semplice, non è nulla di che a livello di rotazioni, però. Tra l'altro, prima o poi devo completare anche lei, che ha due stigmata su tre, che è buono, assolutamente. Tra l'altro, pure quello che mi serve, se non ricordo male. Però diciamo che potrebbe fare di più. Ho sbagliato la rotazione. Quando mi distraggo, sbaglio. Buono. Forza, forza Kira, dai. Buono. Ok, dovremmo avere un bel boost al danno ora. Vediamo. Insomma. No, però gli stack ci sono tutti. Siamo già a floor 4. Cosa sta accadendo? Cos'era sta roba? Tutto lo schermo nero. What the fuck? Ce la faremo? Aia. Oh, ok, stavolta è andato. Ma guarda, non so neanche io come ci sono riuscito. E dovevo colpirlo. Vabbè, cose abbastanza strane, se mi permetto. Che poi alla fine non hanno cambiato nulla per quanto riguarda
insomma, il resto dello scontro, no? Sì, stranamente abbiamo tutti gli stack. Credevo di no. Ho sbagliato la rotazione, vabbè. Avevo detto che questa sarebbe stata la sfida più difficile. Lo buttiamo giù. Forza Alicia. Il 2003, dai che è finito. 5, 6. What the fuck? Dov'è il danno? Non stavo prendendo più danno. Ok. È stato un pochino più lungo del previsto. Va bene. Alla fine tutto dipende dalla Erosion of Rebirth. Se lei riesce a caricare abbastanza punti di SP, ce la facciamo. Se no è un po' difficile. Buono. Non ce la farà arrivare a 175. Infatti 169. Un altro pochino. Giusto un altro pochino, Forza, 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 forza. Sì. Ci sarà un altro nemico dopo di questo, ovviamente. Mi sa che forse non lo prendiamo. È arrivato tardi. Buono! Il danno era proprio buono. 800. Mi servono più SP con le altre due. Buona. Lo chiudiamo, lo chiudiamo. Lo chiudiamo. L'abbiamo chiuso. Buono. E il punteggio quant'era? Era 768. Dove sono andati quei 3 di punti? Non lo so. Dai, era 68. Vabbè, vediamo dove siamo finiti in classifica. Terzo posto. Beh, permettimi. Buon risultato. Vediamo cosa utilizzano gli altri. Vedi, questo per esempio c'ha il set di senti su Archer of Rebirth. E ha i 3 pezzi di questo nuovo set su senti. Va bene. Primo posto. Miss Pink tripla S. Archer of Rebirth con questo set che... Ma diavolo è? Bronia, Zaichi? What the fuck? Beethoven? What the fuck? Total damage increase? Scusami un attimo. Cose molto strane. Cioè, perché mai dovresti utilizzare lo stigmata di Bronia su di lei? Va bene. Però insomma, questa era la sessione di Super Saiyan Dimension, gente. Them to remember your name when good
your days are passing away.